www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Mettiamola centro piazza. Giochi senza quartiere o Cano di San Giovanni nella piazza del popolo. Nella settimana della festa di San Calogero, che ricade ogni anno l'ultima domenica di agosto, giochi senza quartiere nella serata del 26 agosto 2015. Le squadre che partecipano ai giochi sono i ragazzi del Santuario, i ragazzi di Sant'Erico, i ragazzi dell'Associazione Don Diego di Vincenzo e i ragazzi della parrocchia di San Giovanni. Giochi senza quartiere qui a Mussomeli per la festa di San Calogero. Gioco del tiro alla fune. Via Ercolini! Sono scesi gli Ercolini! E allora la facciamo la prima prova di nuovo, sopra e sotto, e poi iniziamo con le squadre. Arbitri della serata: Vittorio Catania, Piero Liberante e Giovanni Valenza. San Giovanni non scherza nemmeno stasera, non vogliono cedere né a destra né a sinistra. Beh, Vittorio, io direi, con questo prestigenno, di farli riscaldare per bene. Allora, arbitri, mettetevi agli estremi per favore. Giovanni all'estremità, fate a levare avanti. Giovanni, vi dovete spostare. Allora, siamo pronti? 3, 2, 1, via. Ehi, Sant'Enrico, Vittoria. Mettete sotto San Giovanni, sopra Sant'Enrico, dai. Vediamo adesso che succede. Posizionatevi bene, cedete la fune e mettetela a centrocampo. Forza ragazzi, per favore, indietro. Allora, ci siamo? Ci siamo? Questa sera abbiamo la Sagra della Pasta. Ringraziamo una signora NN che non vuole essere mintuata per averci aperto la pasta. Grazie. Allora Catania, fermi, non ho neanche... Ragazzi, spostatevi. Gira Monteferria, chi c'ho me le cannomizzo. Mettetevi leggermente lateralmente. Allora, capisco la furia. Ci sono tre arbitri. Vittorio Catania, Giovanni e Piero. Per cortesia, ci siamo? Unico cenno. Vittorio, equilibriamo, ragazzi, bimbi, mettetevi da parte, dai. Potete guardare anche da qui. Effettivamente c'è disparità assai, e non mi piace. È vero che ci dobbiamo divertire, perché il gioco significa divertirsi, ma in maniera giusta. Allora, ci siamo? Dovete stare dietro la fune, però, anche Sant'Enrico, per furbizia. Sant'Enrico, il primo di Sant'Enrico, si deve mettere dietro
la fune, il foulard che c'è, se ti metti davanti sei prima a cadere, scusa, quello è il limite. Allora ci siamo? Vittorio, 3, 2, 1, via! Vai San Giovanni, stavolta ce l'ha per la meglio, ha vinto San Giovanni, ok? Intenso! No, le femminucce con i pappetti no, però. Diego non gioca più uscire dal campo perché la gente guarda bene. San Enrico non è consiglio di tutto niente, realmente, per favore, voi di qua, ragazzi, ragazzi, capisco che siamo in piazza, ma questa sera non è passeggio qua. Spostate perché la gente può vedere. Allora, le femminucce però sono pochine. C'è qualche femminuccia con i baffetti, che aiuta? E allora? Il foglio! Ma le mamme, perché non aiutate le vostre figliole? Le donne, che ci stanno? Vai su! Oh, ma se fai male con le sera! Ti ricordo che ci stanno! Ci siamo? Dovete stare dietro il foulard, dietro il foulard. Davide, dietro il foulard. Pronti? Vittorio? Allora, Piero e Giovanni, pronti? Senza farsi male nessuno. 3, 2, 1. C'è una mammina pure, che bello, c'è una mammina che tira la fuori, un applauso alla mammina, vediamo, dai, avanti, forza, avanti, ma come nacquero, forza, più forza nelle gambe, al ritmo di musica. Adesso i maschietti sotto e le femminucce sopra, vediamo che succede. Cominciamo a preparare Roberto, Massimo, il gioco del puntellino. E allora? Pronti? Forza pronti. Allora ci siamo, attenzione, lanciatevi le scarpe, pronti? Fatta annacare un po', ma scusate, per i minuti di scherzi delle catene è indietro. E allora, Vittorio? Via! 3, 2, 1, stavolta un altro applauso. E adesso togliamo la fune dal campo, usciamo e prepariamo il gioco
della palla col cucchiaino. Dovete uscire, non si capisce se no dove stanno le squadre e non possono giocare. Dovete stare dietro le transenne, per favore. Bambini, fuori, dai, se no non giochiamo. Allora, là sotto chi sono i quattro per il santuario? Alzate la mano. I quattro della Don Diego, alzate la mano. Allora, parlo arabo, bisogna sgombrare la piazza. Poiché siete stati obbedienti in questa prova, 50 punti a tutti in più. Benissimo. E questo recipiente che vedete è l'antica famosa maglia, e proprio in questo recipiente metteranno la pasta. Ecco, in questo momento avviene l'operazione pasta nella maglia. Festa di San Calogero qui nel quartiere di San Giovanni, e i parrocchiani alle prese con la settimana dei giochi senza quartiere. Ed ora pasta, pasta per tutti. Ludovica, com'è questa pasta? Buona! È buona? Sì! L'ha gustata la pasta? Sì, è bellissima! È buona! Allora, mentre degustate questa buonissima pasta,
cucinata dai signori e dalle signore del Comitato Festa di San Giovanni. Volevo dare il resoconto finale di questa sera. Abbiamo vissuto già la serata dell'anguriata lunedì sera con i giochi, ieri sera con pane cunzato, questa sera con la pasta, domani sera con le panelle sotto le stelle, siete invitati tutti, venerdì con le torte, la sagra dei dolci e sabato ballo liscio per tutti. Qui nella piazza di San Giovanni ci sarà la serata e domenica la grande festa. Mi raccomando, le sante messe partono dalle 7.30, una ogni ora, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 e il pomeriggio alle 18 e poi alle 19.30. Buon appetito! Ricordo che quest'anno San Giovanni e San Calogero lo porteremo a spalla e invito tanti giovani devoti, i quali ci sono e me l'hanno detto ripetutamente diverse volte, lo porteremo a spalla senza il trattore. Voglio ricordare inoltre e ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno offerto il pane, la pasta, il pomodoro, la passata di pomodoro, il formaggio, tutto, le panelle, l'olio, i piatti, i tovaglioli, tutti, e compreso anche chi ci offrirà le coppe per l'ultimo giorno, la farina e i forni che si presteranno per cuocere i pani, i miracoli di San Calogero. Grazie a tutti, in questo momento non ho l'elenco a memoria, ma l'ultima sera li ringrazieremo tutti uno per uno. Verrà il complesso di Lillo Guagenti per due sere, sia sabato che domenica, dopo la processione e dopo la sagra dei miracoli di San Calogero. Dopo la sagra si continuerà a ballare domenica sera. Intanto ringrazio il presidente del Comitato Festa con tutto lo staff, i giovani di San Giovanni che hanno lavorato dietro le quinte a non finire, e vi dico grazie veramente, grazie per tutto. Allora do i punti per questa sera. Si assegna il quarto posto con 750 punti la Don Diego di Vincenzo. Don Diego di Vincenzo, applausi e baci. Per adesso state mangiando, giustamente non potete né applaudire e manco darvi baci. Poi terzo posto con 800 punti il Santuario, i ragazzi del Santuario, grazie per essere stati qui. Don Diego, domani sera si continua, ragazzi del Santuario, domani sera si continua. Al secondo posto i giovani di San Giovanni con 950 punti, bravissimi. E al primo posto anche stasera Sant'Enrico con 1025 punti. Auguri e buon appetito a tutti e buona serata. Grazie ancora. www.castelloincantato.it. La notizia. La notizia. Corre in rete.